In seguito alla disposizione dello scorrimento della graduatoria della linea di intervento B del bando Fare Centro, si pensa già al secondo bando. Questa misura, concepita dopo il terremoto dell'Aquila per incentivare il ritorno e l'apertura di attività commerciali nei centri storici del cratere, è stata attivata nel 2017. Lo scorrimento si è reso possibile grazie a delle economie che si sono generate a seguito delle rinunce, delle revoche definitive e delle istruttorie concluse in merito alle richieste di saldo. I beneficiari del provvedimento sono 23 operatori con un importo complessivo di 1.400.000 euro. A esaurimento del primo bando Fare Centro si pensa già al secondo. Un'interlocuzione con le associazioni di categoria cittadina è stata richiesta lo scorso maggio, ma da allora la politica non ha fatto più un passo, probabilmente a causa delle elezioni imminenti e anche delle altre manifestazioni estive. Le associazioni di categoria aspettano pertanto di essere convocate per poter portare le proprie istanze e la propria esperienza. Di certo, dicono i rappresentanti delle associazioni di categoria, non si possono aspettare 3 o 4 anni per essere liquidati e le categorie merceologiche da mettere al bando sono fondamentali. Va inserita una premialità per le attività non esistenti. In questo lasso di tempo abbiamo fatto un sondaggio, una ricerca, ci siamo confrontati con i nostri associati per fare delle proposte. Ci sono delle cose però che non sono chiare, del tipo la somma che è disponibile, quindi quanto verrà messo su questo bando, lo scorrimento fino a di tutto il punto, cioè il punteggio 11 del vecchio bando, se è stato fatto per intero, quello che manca. E poi c'è da dire anche che vorremmo possibilmente che questo bando fosse fatto in maniera un po' più indirizzata alla ricostituzione del centro per quanto riguarda il tessuto economico ma anche sociale, cioè mancano delle attività al centro e secondo noi questo tipo di attività va incentivato senza fare duplicati su altre attività. Fare centro deve essere un incentivo al ripopolamento e a rendere vivibile il centro storico, insomma uno strumento di rinascita sociale.